Nella sua semplicità, un bel hamburger accompagnato da una ricca insalata mi ha salvato un sacco di pranzi veloci dell'ultimo minuto, senza per forza rinunciare a qualcosa di molto gustoso, potendo anche far capire a mia suocera che qualcosa so fare. Ma perché l'hamburger si chiama così? Tra il 1800 e il 1900 molti poveri europei furono costretti a emigrare negli Stati Uniti. La traversata più economica partiva da Amburgo in Germania e la compagnia che la offriva era la Hamburg America Line, i cui cuochi erano costretti, per così dire, ad inventarsi un pasto molto veloce ed economico. La risposta ideale era un trito di carne bovina insaporito da aromi e cipolle e cotto sulla griglia. Quel piatto così semplice e improvvisato ebbe tanto successo, anche per il prezzo contenuto, tanto che una volta sbarcati nel nuovo mondo, i passeggeri iniziarono a cucinarlo anche nelle loro case, dando al piatto il nome della compagnia di navigazione. E fu così che l'hamburger, l'unico tipo di carne che molti potevano permettersi, divenne un vero e proprio simbolo della cucina a stelle strisce. Alla prossima!